La festa che ci apprestiamo a celebrare è la festa dei Santi Mauro e Placido, i primi discepoli di San Benedetto, coloro che sono stati i nostri antesignani, coloro che in qualche maniera si sono assoggettati per primi alla regola di San Benedetto, quella che noi ci sforziamo di fare, per cui i Santi Mauro e Placido diventino per noi l'esempio della obbedienza, della santità di vita e della ricerca sempre e comunque di qualche nuovo spunto per conoscere di più Dio e per mettersi al suo servizio. Si tratta del fatto prodigioso in cui Mauro cammina sulle acque e che San Gregorio così descrive nel punto saliente. A un certo punto il piccolo Placido uscì a raggiungere l'acqua nel lago e l'onda lo travolse. San Benedetto, benché fosse dentro la sua cella, ebbe in visione. Chiamò subito Mauro e gli gridò: «Corri, fratello, corri!» Perché Placido è cascato nel lago e le onde già se lo stanno trascinando. Mauro, discepolo di Benedetto, chiese e ha ricevuto la benedizione di poter andare a salvare questo suo figlio, il piccolo Placido. E Mauro si precipitò ad eseguire il comando e, convinto, poi ritornò indietro per raccontare che all'improvviso, mentre credevo che stava camminando sulla terra, ha incominciato a camminare addirittura sull'acqua. E camminando sull'acqua ha camminato direttamente verso Placido, tirandolo fuori dalle onde, riportandolo sulla terra. Vedete, per l'amore e per l'amore di un fratello, per l'amore di una persona che si fa prossimo a noi, si cammina anche sulle acque. Voi date molta importanza a questa festività. E Santi Mauro e Placido, San Mauro soprattutto, è il patrono della nostra Chiesa, per cui è in qualche maniera il protettore degli ammalati, e in qualche maniera cerchiamo di portare un senso di compagnia, di accompagnamento anche nei periodi poco belli della vita. Presiede la celebrazione quest'anno l'abate Christopher Zajlinski, che è abate dell'abbazia di Lendinara a Rovigo e del santuario di Santa Maria del Pilastrello. Santuario della Madonna del Pilastrello. La Madonna, pur di essere vicina a noi, appare dappertutto, anche su un pilastro. E quindi vi consiglio di fare un bel pellegrinaggio al santuario di Lendinara nella provincia di Rovigo. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo che viene a onorare la nostra grande festa di San Mauro. A tutti voi un saluto e una benedizione da questa messa, che raggiunga anche la vostra famiglia e tutti i vostri cari. Il Signore gli ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo, io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Ascolto al mio grido, mi ha messo sulla
Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Si cammina sull'acqua per salvare l'altro. Si perdona anche il nemico, cercando e incontrando il nuovo che sta nel cuore di ogni persona. Pensando a Paolo VI nel 1975, ero in piazza a San Pietro, studiando a Sant'Anselmo, e lui ha inaugurato il sinodo, il famoso sinodo, dove disse: ogni uomo è il mio fratello, ogni uomo è un progetto di carità, di attenzione, di responsabilità e di amore. Ogni uomo è il mio fratello, e se non è ancora il mio fratello, è il mio compito di dilatare il mio cuore. Ed ecco l'ascesi e la mistica monastica che ci insegna come aprire il cuore, come dilatare il cuore. E voi siete benvenuti al cuore di ciascuno di questi monaci. I desiderati e anche gli amati. Mauro senza Placido non sarebbe Mauro, e Benedetto senza Mauro e Placido non sarebbe stato Benedetto. Il maestro ha bisogno di allievi, e Mauro aveva anche lui bisogno. Ed ecco questo piccolo Placido, bisognoso, in difesa, che viene ricevuto nella comunità. E Mauro era una specie di maestro dei novizi, e cioè lunga mano di questa carità, di questa attenzione, di questa responsabilità. Una responsabilità che Benedetto conosceva nel suo cuore quanto è importante l'altro, tanto da aver in visione quello che stava succedendo al suo piccolo novizio postulante Placido, in modo che a Saregno questo monastero è anche un luogo di riconciliazione, dove si riuniscono le parti. Mauro Placido.
E noi vogliamo stabilirci nella carità. Vogliamo essere stabiliti nella carità di Cristo. Ed è per questo che il monastero poi manifesta la bellezza di Dio, perché la bellezza di Dio sta in ogni atto di amore, in ogni atto di carità, in ogni atto di attenzione. La società che non si trova ancora in una condizione conciliata ha bisogno dei luoghi come questo, ha bisogno di monasteri. E San Benedetto, con i suoi Mauro e Placido, ci insegna ancora oggi che la misura del grado di civiltà e di una società si basa sulla sua capacità di essere ospitale, sulla base poi della gentilezza. Infatti conciliazione significa poi gentilezza. Ed è per questo che San Benedetto insegna nella sua regola: la vita al singolare non esiste. E il solitario, e cioè l'eremita, non è mai solo. Il solitario non è mai solo, perché sa che il suo cuore è un luogo di incontro, e nel caso dell'eremita, un luogo dell'incontro per tutto il mondo. E perciò concludo dicendo: l'amicizia per l'ospite sia ormai la nostra unica amicizia. L'unico perché che noi sempre che siamo qui è perché ci siete voi, ciascuno di voi, ognuno di voi, perché chi ama tutti non ama nessuno. Il monaco insegna: il suo amore non è scialato così indifferentemente, ma ama tutti, ognuno. Vi auguro ogni bene e auguro a questa comunità ogni bene. Auguro a Don Michelangelo ogni bene, che lo conosco da una vita, almeno da 50 anni ci conosciamo. E siete fortunati di averlo qui con voi. Siete fortunati. Ormai è nella stagione autunnale, quasi invernale, ma anche l'autunno e l'inverno è molto bello. E venendo qua, guardando le montagne, per venire qua, dico proprio: l'inverno è anche una bellissima stagione, e non perché andiamo in montagna a sciare, ma perché il colore, e poi c'è intimità,
E c'è ancora più intimità oggi, perché si cerca di riscaldare sempre meno la casa, perciò ci tocca stare molto vicino, si riceve molto più questo stare vicino all'altro. Impariamo questo. E impariamo a dare un po' di spazio anche a questo povero Placido. Questo povero Placido. È la festa di San Mauro. Lo so che voi fate questa festa per San Mauro, ma date un po' di spazio anche a Placido. Come vi auguro di dare un po' di spazio per l'altro, soprattutto quando l'altro è così vicino, come il marito, come la moglie, come l'amica, come amico, come i figli. State vicini, uniti. Chissà che questo inverno non ci insegna qualche cosa di grande e miracoloso, perché possa arrivare un bellissimo primavera. E caro Michelangelo, che hai un nome straordinario, da buon fiorentino, io ti auguro non soltanto un bel inverno, ma anche altre primavere, estate, autunne e inverni, come vuole il Signore. Grazie. Ma sappi che sei amato anche da queste persone, il sindaco si ama. Perciò.